Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Io lo chiamo l'uomo pratico, è uno che riesce ad andare subito al sodo dei problemi e ad affrontarli con grande pragmatismo. Ciccio Imburgia. Buonasera a tutti. Io stasera vado un po', diciamo, nel mio breve intervento voglio ricordare la memoria di un Presidente della Repubblica il cui suo nome era Sandro Pertini, il Presidente più amato degli italiani. Nel corso di una conferenza stampa un giornalista gli pone delle domande e gli dice: signor Presidente, come mai lei non ha la scorta? Il Presidente con un sorriso rispose: ma io ho già una scorta, la mia scorta siete voi, sono loro. Loro erano quei bambini che sedevano accanto a lui ascoltando le parole di quel Presidente. Allora il giornalista le fa la seconda domanda e gli dice: signor Presidente, quando un prigioniero viene messo in libertà, secondo lei quell'uomo è un uomo libero? E il Presidente rispose: ebbene, quando un uomo viene messo in libertà, se quell'uomo non ha libero di pensiero, quell'uomo non potrà mai essere lì un uomo libero. Ecco, io che ho questi sentimenti di uomo libero, libero di pensiero, libero di decidere, libero di proporre, libero di scegliere, mi presento a voi, cari concittadini. Chi parla è Francesco Imburgia, detto Ciccio per gli amici. Sono nato ad Altavilla Milicia e ho 61 anni, non 56 come erroneamente è stato fatto. Adesso ho un'impresa edile dove lavorano alcuni altavillesi. Mi sono sempre interessato alla vita politica del nostro paese ed è per questo che ho deciso di ricandidarmi alle elezioni del 6 maggio a consigliere comunale della lista civica Libera Altavilla, che vede come candidato sindaco l'avvocato Giuseppe Virga. Alcuni infatti sanno che ho già svolto con la precedente amministrazione attività politica, dando il mio contributo e sostegno di quella che era la vita amministrativa della cittadinanza. Ed ecco perché oggi vi chiedo ancora fiducia per continuare questo cammino. La decisione di riprovarci nasce anche dalla nuova idea di politica che vogliamo adottare. Noi di Libera Altavilla siamo una squadra di persone che io reputo valide e con sani principi, e sono sicuro che sapremo lavorare insieme senza che nessuno trami alle spalle dell'altro, in modo che possiamo attuare riforme e innovazioni sia per i giovani, che sono il futuro del nostro paese, che per gli anziani, che sono la storia del nostro paese. Perché tutti meritano che Altavilla sia un paese ricco di nuove idee, e io mi impegno in prima persona a mantenere e a collaborare insieme a voi. Certo che riusciremo a dare a Altavilla un volto nuovo, quindi votate Giuseppe Virga e Francesco Imburgia consigliere. Vi ringrazio a tutti. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.